Grazie Presidente, anche meno visto che l'intervento quello insomma, che sto facendo adesso va ad integrare e comunque a completare l'intervento che avevo insomma, iniziato nella giornata di ieri su questa delibera. Quindi ero rimasto nel disegnare, ricordo molto bene, questa delibera, diciamo, fa una fotografia di due momenti storici di questa città. Da una parte va a fotografare un po' il passato ante 2008 nel quale l'amministrazione insomma, che governavano all'epoca possiamo dire sicuramente si sono, ecco, il loro lascito alla città, quindi nel 2008 è stata la ricognizione poi che c'è stata della massa creditoria e debitoria, insomma del famoso debito di Roma. Poi per carità fa parte della storia, poi le responsabilità e tutto il resto saranno altri soggetti a doverle determinare, non certo noi, però quello è una fotografia che ci lascia insomma abbastanza chiara un'immagine di giunte e soprattutto parlo diciamo dei 10 anni precedenti al 2008, quindi insomma stiamo parlando soprattutto di giunte e di consiliature insomma orientate verso il centro-sinistra. Facevo riferimento insomma a Veltroni, a Rutelli, quindi di fatto, salvo che il Partito Democratico non voglia disconoscere insomma queste figure, sicuramente una responsabilità, insomma, un po' almeno quantomeno politica, prendiamoci le scuse alla città di aver lasciato insomma quantomeno tutti questi miliardi, qualcosina io lo proverei a fare. Poi eventualmente voi insomma siete liberissimi anche di non farlo, di ritenere magari che in realtà avete lavorato bene, operato bene, però di fatto la fotografia al 2008 ce l'abbiamo in modo chiaro. Questa delibera al tempo stesso fa una seconda fotografia di quello che accade nel 2008, cioè del momento nel quale la città si sveglia e l'amministrazione che entra insomma, a governare la città si ritrova sicuramente in una situazione debitoria molto complessa e al tempo stesso a fronte di una normativa nuova che è quella appunto che ha visto l'introduzione della gestione commissariale e quindi dello spacchettamento, lo dico per semplificare anche per chi ci ascolta, insomma, di una sorta di good company e bad company per il bilancio di Roma Capitale, ecco, in quel momento l'amministrazione è tenuta a fare una ricognizione appunto della massa debitoria e creditoria e in quel momento, e quindi su questo libero diciamo le forze politiche fino al 2008 il centro-sinistra, in quel caso invece governava il centro-destra e quindi l'attività di ricognizione della massa mi pare di capire che secondo la delibera, insomma la pronuncia della Corte dei Conti, insomma da quel momento in poi ci sono stati sicuramente dei disallineamenti, cioè già il fatto che una città spesso questo valore, questo montante insomma, del debito continua ancora oggi a distanza di 11 anni dal 2008 continua un po' a ballare e sicuramente è un problema politico che si riversa sulla città e oggi si riversa in Assemblea Capitolina, quindi io dico sia al centro-destra che al centro-sinistra o comunque a quelle forze che sicuramente, salvo, ripeto, che disconoscano e dicono no, ma noi in realtà facciamo parte di un'altra storia e quindi quelle consiliature non fanno parte insomma, della nostra visione o d'altro, insomma, quantomeno iniziamo a dare e a rassegnare un po' insomma, delle scuse, no, alla cittadinanza, anche perché. E qui mi voglio mettere anche dalla parte degli uffici, insomma, e dei dirigenti, che sicuramente non è stato facile e che anche oggi non è facile dover gestire questo continuo rimpallo tra gestione commissariale da una parte e bilancio di Roma Capitale dall'altra. Quindi sicuramente non è un'attività semplice, anche perché dal punto di vista giuridico, insomma, la gestione commissariale, anche se fa parte, insomma, delle esperienze tradizionali dell'ordinamento giuridico italiano, però per Roma Capitale c'è una disciplina ad hoc, insomma un po' un unicum, quindi sicuramente io mi aspettavo insomma su questa delibera a livello politico, ripeto, non tanto dal punto di vista poi amministrativo, contabile, quello sono altri soggetti, però dal punto di vista politico io mi sarei aspettato il centrodestra e il centrosinistra che dicessero questo: guardate, effettivamente questa delibera che arriva, che presentate, tra l'altro ho già detto che è stata
insomma, la giunta si è determinata quasi un mese fa su questa delibera, quindi insomma c'è stato tutto il tempo di scaricarla dal SIGEP, leggerla, studiarla, secondo il mio punto di vista. Poi insomma ognuno ha dei tempi sicuramente diversi e i dibattiti insomma sono diversi, però mi sarei aspettato da parte vostra un'azione un po' più politica di responsabilità, cioè dicendo alla città: guardate, a noi dispiace di aver prodotto, non lo so, o di aver lasciato o di esserci ritrovati con questi 17 miliardi, 12 miliardi, tutti questi miliardi. Poi è ovvio che magari potete tranquillamente anche dire: ma non è colpa nostra, non è responsabilità nostra, e fa parte di retaggi del passato, fa parte di qualcosa che arriva da 30 anni, per carità, tutto legittimo, sono opinioni e valutazioni politiche, io sempre sul lato delle valutazioni politiche voglio restare, però a mio avviso insomma sarebbe stato molto più responsabile politicamente, visto che siamo sempre qui massacrati di incompetenza, che noi non facciamo niente, che non abbiamo una visione della città, che non spendiamo i soldi, quantomeno mi sarei aspettato un pochino più di correttezza anche dal punto di vista politico, dal punto di vista intellettuale, cioè un riconoscimento formale di fronte alla città che effettivamente questa delibera insomma mette un po' in luce una problematica che certamente noi ci siamo trovati, magari ve la siete trovata anche voi o qualcuno, non di voi personalmente, dico voi parte insomma politiche, cioè partiti politici o governi insomma del passato si sono ritrovati, e quindi l'effetto finale è che la città di Roma ha le tasse, la tassazione IRPEF più alta d'Italia. E provo a chiudere immediatamente, Presidente, quindi io mi aspetto nelle dichiarazioni di voto, poi magari come dire spero inutilmente, che da parte del centrodestra e del centrosinistra si dica: guardate, alla città, al Movimento 5 Stelle, a chi governa oggi, ci dispiace di aver lasciato tutti questi debiti, effettivamente anche noi una responsabilità politica ce l'abbiamo. Poi potete anche non farlo, però sicuramente nei confronti della città sarebbe un gesto importante. Grazie.